siamo nel caseificio La Bagnolese di Dell'Angelo Pasquale Figli, e io praticamente sono la moglie e ci occupiamo della lavorazione e della trasformazione del latte. Contiamo un allevamento di circa 300 capi, tutti iscritti al registro nazionale dell'albero genealogico della pecora autoctona bagnolese, cui 15 giorni fa ci è stato riconosciuto con decreto regionale l'allevamento custode. Questa razza di pecora ormai in via di estinzione, dalle qualità e dalle proprietà, dal latte praticamente eccellenti. Si è parlato tanto e si parla di pecorino bagnolese, quindi altro non è anche il nome del caseificio, non solo un'identificazione geografica voglia essere, ma soprattutto un'identificazione di una razza specifica di pecore. Il pecorino poi alla fine per noi è un prodotto finito, quello che invece noi tendiamo a valorizzare semplicemente è il lavoro del pastore. Non ci sarebbe un gregge se non ci fosse un pastore a guidarlo, quindi tutto ciò che c'è dietro, tutto il lavoro, praticamente sono quei mestieri che si fanno per passione, non sono mestieri che si possono improvvisare. Assolutamente questa azienda non vuole dimostrare niente a nessuno, ma vuole mostrare ciò che da 200 anni ha ereditato con un albero genealogico di 6 generazioni, quindi aggiungendo un po' di suo, chiaramente cercando di mantenere sempre viva la fiamma, non conservare le ceneri, e abbiamo deciso praticamente di intraprendere questo percorso. Questo percorso è essenziale, credo, in questi periodi, maturato anche se in maniera, diciamo, più che legittima, ma con la consapevolezza e la coscienza di portare avanti una tradizione. Abbiamo fatto un poco come nella corsa alla staffetta, no? Allora ci sentiamo in dovere, dopo 200 anni di storia, di passare poi il testimone alle future stagioni di vita. Questa azienda ha intrapreso anche un percorso didattico, di fattoria didattica, con un progetto che ha avuto la valenza dal provveditorato agli studi di Avellino, in cui gli alunni praticamente si recano nell'azienda, visitano l'allevamento e poi prendono parte a quella che è la lavorazione e la trasformazione del latte. Quindi questa filiera corta, insomma, dove noi cerchiamo di dare tutte le nozioni, quindi di coinvolgerli, soprattutto perché di questi tempi sappiamo bene che i bambini hanno un poco bisogno di essere spronati a capire quelle che sono state delle realtà che oggi purtroppo stanno scomparendo, ma che comunque sono essenziali poi alla fine della crescita formativa e didattica, sicuramente. Progetto con vari operatori turistici, abbiamo delineato un percorso praticamente. Nella zona in cui ci troviamo qui, a Siero dell'Aurora, possiamo già vantare due piccole aziende a conduzione familiare, una che è la nostra, l'altra invece di una scultrice, nonché il marito un apicoltore, quindi per cui c'è tutto un percorso da fare, da vivere soprattutto e da degustare sicuramente.